inizia nel peggiore dei modi possibili. Il cammino nazionale del Savio, i campioni regionali del Lazio steccano la prima uscita in casa dell'Ancona, perdendo l'opportunità di poter essere unici artefici del proprio destino al termine di un match concitato e nel quale i blues hanno qualcosa da reclamare nei confronti del signor Cutini, fermo. L'inizio dei ragazzi di Belardo sembra promettente. Già al quarto Spaziani prova a scaldare il destro, spedendolo non lontano dall'incrocio dei pali. Il primo affondo letale è però quello dei dorici. Passa solo due giri di lancette dal primo brivido blues, che Gioacchini sfrutta l'errore in fase di disimpegno tra Mezzopra e Narciso per intercettare la sfera e indirizzarla dove Armenia non può arrivare, rompendo gli equilibri, quando sul cronometro deve ancora scoccare il decimo. Il Savio incassa, ma lo svantaggio non sembra ferirlo. Al tricesimo Carpentieri prova immediatamente a scuotere i suoi, rientrando sul mancino e cercando un diagonale che termina la sua corsa in out. Che il numero 7 sia il più vivo dell'11 di Belardo, i torici se ne accorgono anche al quarto d'ora, quando è lo stesso Carpentieri a originare il primo episodio dubbio del match, finendo a terra, nel contatto con Carelli e reclamando per un calcio di rigore che il signor Cutini decide di non assegnare. Poco dopo la scena si ripete con egual esito. È sempre Carpentieri ad affondare sulla corsia e scartare in dribbling Petrolini, rientrando sulla linea di fondo, dove l'esterno blues viene fermato da Paoletti. Il Savio protesta ancora, ma il direttore di gara fa nuovamente cenno di continuare, facendo ulteriormente scaldare gli animi dei romani. Il Savio spinge, l'Ancona tiene, ma la mezz'ora rischia, quando Carpentieri non arriva di un soffio sul filtante di Spaziani, mal controllato da Lombardi. Nella ripresa il copione non cambia, con i blues sempre alla costanza di ricerca del pari. Al quarto è Spaziani a provarci, ma Bortoluzzi risponde presente, allungandosi e deviando. La pressione espone però i romani alle ripartenze di Ancona, che al settimo accarezza l'opportunità di mettere già il titolo di dico dal match, quando Nicoletti Pini orchestra la ripartenza, scartando Liviello e lanciandosi verso la porta, dove trova un super di Armenia a negare il raddoppio. Il pericolo però non interrompe una trama che vede i ragazzi di Berardo proiettati nella metà campo dorica, ma con le polveri bagnate, come al 18esimo, quando Spaziani sperisce alto un buon calcio di punizione dal limite. Due minuti più tardi scalda il piede anche il neoentrato Abruzzetti, ma il suo destro esce schiacciato e troppo poco angolato per eludere il tuffo di Bortoluzzi. L'estremo difensore biancorosso rischia però grosso alla mezz'ora, quando la punizione di Narciso gli sfugge dalle mani e scorre verso la porta, dove Tanasi riesce ad allontanare proprio sulla linea bianca. Il finale è nervoso e a farne le spese Agnoli, che nel mezzo dell'infinito recupero assegnato dal signor Cutini si fa espelle per un fallo di reazione area di rigore. La tensione dura ben oltre il fischio finale, con i ragazzi in maglia azzurra che cadono nelle provocazioni di Porro, perdendo la testa e rischiando di incappare in squalifiche che priverebbero Belardo di pezzi importanti in vista delle seconde gare del girone. Quello che più conta però è il risultato del campo, che preme il cinismo dell'Ancona e costringe il Savio a dover vincere domenica prossima, per poi sperare nell'aiuto di una dea bendata che oggi non gli ha certamente rivolto lo sguardo.